È da stamattina che ci penso. Perché nel derby Varese-Milano tifare Varese? È da stamattina veramente che ci penso e non riesco a capire come uno possa tifare Milano. Forza Milano! Ma no! Eccolo! L'unico motivo di Nazia è peso avere il padre che allena Milano. Grandi! Ognuno tifa per la sua squadra, però un motivo per tifare per Milano, ci sono diversi motivi per tifare per Milano in questo derby qui. Innanzitutto io vivo a Milano e ho allenato la squadra qui, questi sono i miei motivi. Noi italiani amiamo molto la tradizione e questa è una partita che nel bene e nel male ha fatto sempre un grande pubblico, ha fatto grandi risultati e grandi campionati. Infrazione di passi. In fase non c'è in 174 quello di questa sera incontri, è ovvio che i tempi sono cambiati, ma poi è storia, è progressione, è evoluzione. Siamo i social media manager per Pallacanestro Varese. Stasera sarà una battaglia anche di social. Sì, nettamente. Ce la possiamo giocare. Ce la giochiamo ad armi pari. Intanto ci sono dei blackout, ma adesso stiamo postando l'halftime su Instagram. Live tra il primo e il secondo tempo della partita. Bevo la notte, grido più forte, rido. Io ho amato Milano perché sono stato a Milano giocatore e allenatore per 25 anni e poi Varese perché mi ha dato una formazione così forte che era impossibile non avere successo. È stata secondo me la più grossa, la più completa, la più consistente squadra di club di tutta la storia del basket italiano. La tradizione non si scopre, okay? Milano ne ha 27 scudetti, Varese 10 e poi storicamente tre grandissimi spareggi. Quarto fallo! E in lunetta Alessandro Gentile!